La preghiera è un elemento essenziale nella vita del cristiano, del discepolo, qualcosa di importante proprio per realizzare la venuta del Signore di cui si parlava ieri, questo Signore che arriva nella quotidianità quando meno ce l'aspettiamo e che pure trova un cuore pronto, allargato, se un cuore di preghiera. E così in questa sezione, che è subito dopo quella apocalittica del Vangelo di Luca che stiamo leggendo, è interessante perché il Signore dice come pregare, in che modo, e cita il caso di questa vedova importuna, la quale non ottiene giustizia da un giudice che evidentemente è affaccendato in altre cose. Attenzione però, la parabola non dice che è Dio il giudice, assolutamente, Dio ascolta sempre la richiesta dei suoi figli, piuttosto ci dicono gli esegeti, la vedova è la chiesa dell'Asia, cioè la chiesa di Luca, che ahimè ha iniziato la persecuzione e quindi grida, chiede aiuto a chi dovrebbe farle giustizia. Ebbene, che non è Dio, ma in questo caso l'impero romano. Ma è interessante perché la parabola Gesù la utilizza per dire con quale modo noi dobbiamo pregare, cioè con insistenza, cioè pensando di non disturbare Dio. Una preghiera che è una quotidianità, che in questa quotidianità ci accorgiamo che Lui viene solo a condizione se abbiamo un cuore capace di aprirsi all'ascolto della parola, come stiamo facendo in questa giornata. Ed è interessante perché a conclusione di questa bellissima parabola Gesù pone una domanda inquietante. Quando tornerà il figlio dell'uomo, troverà ancora la fede? Badate, non ha detto troverà ancora le parrocchie, non ha detto i gruppi, i movimenti, la fede, la fede. Allora vogliamo in questa giornata dire sì Signore, se vieni troverai la mia piccola fede, la mia piccola fede accesa, perché io credo che tu farai giustizia a questo mondo assetato d'amore.